Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi l'argomento è Hyperlapse con l'Osmo, come realizzarlo. Questa domanda mi è stata posta da Francesco Mazzeo, il quale saluto e chiedo scusa per il tempo che è passato tra un video e l'altro, ma ho avuto un po' di problemi di salute, quindi mi trovavo costretto a non poter far nulla. Allora, tornando a noi, semplicemente l'Hyperlapse si va a realizzare con il nostro DJI Osmo in questo modo. Allora, sulla schermata principale entriamo nelle impostazioni, DJI, apriamo l'app, apriamo il menu della fotocamera, selezioniamo timelapse, si aprirà il menu. Il primo è l'intervallo tra una foto e l'altra, il secondo è la durata, quindi quanto tempo vogliamo che vada avanti il nostro timelapse, in questo caso possiamo selezionare infinito, così decidiamo noi. Queste erano le impostazioni da inserire all'interno del nostro Osmo. Si parte con la registrazione, quindi partiranno tutta una serie di foto, quelle che deciderete voi. Mentre si cammina, si sfrutterà la stabilizzazione del nostro Osmo e questo consentirà di fare un hyperlapse abbastanza fluido. Ora io mi rendo conto che purtroppo non è durato molto l'esempio che vi ho fatto, cercherò di farne degli altri un po' più lunghi, però era solamente per darvi un'idea, più che altro le impostazioni, poi provate e vedrete che risulterà molto semplice da utilizzare. Nel momento in cui andrete ad esportare non troverete ogni singolo frame, quindi per esempio avete fatto 700 foto, non troverete 700 foto, ma bensì già un file preparato, come avviene poi per altre fotocamere tipo la nuova GoPro. Comunque il mio consiglio è provate, fate delle varie prove in macchina, in bicicletta, a piedi. Se avete delle difficoltà o avete delle domande da farci, scrivetele pure qui sotto nei commenti, sarà nostra premura rispondervi al più presto. Se il video vi è piaciuto e soprattutto vi è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!